Buona domenica, ma soprattutto buon anno, buon 2021 a tutti quanti voi che ci seguite da casa. Una nuova puntata di Tenne Lode. Oggi tantissimi ospiti, ma soprattutto, come sempre, tanta buona musica. E poi ancora lo chef che ci preparerà in diretta dei piatti straordinari. Parleremo quindi con i nostri opinionisti. Sì, già li vedo pronti dall'altra parte. E non solo, libro, scrittura, autori importanti anche oggi ci verranno a trovare. Avremo anche nuova il sindaco della città di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, per continuare da dove avevamo lasciato nella puntata precedente. Quindi rimanete con noi, questa è Tenne Lode. A tra poco. Ed eccoci prontissimi a partire, come ho detto nell'anteprima, i nostri opinionisti, i miei compagni di viaggio, fatemeli salutare. Come procede, ragazzi? Tutto buona bene? Buona domenica e buon anno a tutti, buon anno a tutti. Iniziamo questo 2021 Vincenza, gialli positivi. Come stai? Benissimo, buon anno a tutti i nostri telespettatori, buon anno ovviamente a tutti voi, è un piacere ritrovarvi. Allora diamo subito i nostri numeri di telefono per interagire con noi. Raccomando, perché noi vi aspettiamo numerosissimi oggi, potete telefonarci allo 0984 841720 oppure scriverci sul nostro numero WhatsApp 345 9211221. Mi raccomando, vi aspettiamo veramente in tanti. Anche oggi puntata frizzante, infatti inviterei già il nostro Damiano Giordano a avvicinarsi all'Edwall per la top 10 che conoscete benissimo. Intanto che lui prende posto, saluto Alex. Ciao Alex, com'è andato questo nuovo anno senza il Capodanno, perché non avrai suonato? Ciao Giuseppe, nonostante il Capodanno è andato bene. È andato bene, non hai suonato purtroppo perché gli eventi sono fermi. No. Chef, come va? Buonasera, ciao a tutti. Francesco Luci. Sì. Francesco, che cosa stai preparando di buono? Quanti bei prodotti che vedo da questa parte, dal riso di Sibari. Dal riso di Sibari, dal peperone crusco anche della nostra zona, dalla cipolla. Bene, bene, bene. Allora rimanete con noi, cari amici telespettatori, perché fra pochissimo vedremo anche con il nostro chef che cosa ci preparerà di buono. Linea a Damiano per la top 10. Eccoci qua, ragazzi. Iniziamo l'anno con il sorriso. Iniziamo l'anno con la nostra magica top 10, che continuo a ringraziare tanti perché mi mandano tante bellissime notizie assurde. E poi sapete che io ci sguazzo molto. E allora iniziamo la scalata subito con il decimo posto, vediamo subito insieme di cosa si tratta. Allora, abbiamo due notizie. Si sa che in questo periodo di lockdown siamo stati molto a casa e di conseguenza tanti sui social chiedono dei consigli su dei film. Questo, che ovviamente abbiamo oscurato il nome, ci chiede: mi consigliate un horror non troppo horror? E la gente subito: so, chiudete quella porta, Profondo Rosso ma si tocca, Giovedì 12, si sa mai, Le colline hanno gli occhi dolci, Edward mani di forbice dalla punta arrotondata, Lo squalo senza denti. E quindi sono quegli horror poco horror. La notizia successiva invece è di pochi giorni fa: lancia un petardo dal balcone e incendia la sua auto. Fiorentino commenta: è un pirlomane, si sa, no? Raffaele però avvisa, ha visto scritto lancia sulla sua auto, non c'è altra spiegazione. E mi raccomando, non sparate troppi botti, che oltre a intasare gli ospedali fate spaventare tanti animali, mi raccomando, e poi rischiate di incendiare la vostra auto. Nono posto. Al nono posto, durante una conferenza stampa di Conte, è andata all'occhio questo annuncio pazzesco. Giuseppe, questo è pazzesco, ve lo leggo, Allora, Laura, ti prego, perdonami, te lo chiedo davanti a tutta Italia, io non volevo andare con tua sorella, ma lei insisteva, io ho ceduto, ho anche il video mentre facciamo l'amore, dove le dico: Laura, non lo merita, ora che anche tua sorella, come te, è incinta, vorrei che le mamme dei miei primi figli facessero pace e che crescessimo i nostri primi figli nipoti come una vera famiglia. Ti prego, perdonami. Cioè, questo durante la conferenza stampa di Conte, in cui annunciava il nuovo DPCM, si è inventata sta roba dove non ha potuto passare all'occhio. Ottavo posto, ragazzi. Qui c'è, a proposito di botti, c'è una spiegazione scientifica
di come devono essere sparati, quindi facciamolo fare solo ai professionisti. Forza la regia, guardiamo insieme. Vediamo con le ci vuole una roba di bombe che parte cium pam cium pam cium pam, e facciamo le palle boom 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 boom, poi mettiamo le fermate cium boom 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 boom, il rosone, poi la batteria alla fine sempre con tante bombe che ti dico, sequenziale bianco, rosso, quindi facciamo la scarica di 30-40 bombe, con 4-5 colpi forti, e poi boom, 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 finisce là. E questa è la spiegazione spettacolare, il finale è stato micidiale. Andiamo al settimo posto. Un finale esplosivo, devo finale dire. Esplosivo. Al settimo posto, cioè non poteva non finire con il 2021 il nostro caro amato Paolo Fox. Se vi ricordate, io nella puntata scorsa ho detto che il segno che avrà maggior successo nel 2021 è quello della croce, quindi speriamo bene. Qui abbiamo recuperato una colonnina dove c'era un virgolettato di Paolo Fox che a fine dicembre del 2019 su Rai 1 disse: possiamo dire che quest'anno è un anno di crescita e addirittura vantaggioso soprattutto per i viaggi e gli spostamenti, fra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione. Infatti abbiamo vissuto una bellissima situazione, grazie Paolo, quest'anno magari come se avessimo accettato. Sesto posto, praticamente sappiamo tutti che il sangue di San Gennaro è restato, cioè non si è sciolto, resta solido come dà la notizia all'Huffpost. A Napoli non si ripete il famoso miracolo e questa è stata una notizia che ha sconvolto tutti. Leggiamo i commenti, Luci ci dice: persino San Gennaro non si muove col Covid e voi uscite. Ragioniamo su questo. E invece poi si è divertito, insomma, si è verificato un errore temporaneo, dice Max, nello scioglimento del sangue, come l'app Io che quando l'abbiamo scaricata non funzionava niente. Andiamo al quinto posto. Bella, oggi siamo belli veloci e carichi. Allora, al quinto posto c'è questa nuova scoperta, ovvero che è uscita una nuova variante italiana del Covid, simile a quella inglese. Il vaccino è ancora efficace? La risposta lo diamo noi, sì, perché l'hanno detto tanti medici. Ma andiamo a vedere subito i commenti. Satiraptus ci dice: coronavirus, scoperta variante italiana è simile a quella inglese, ma col bidet. Perché noi italiani abbiamo il bidet. E poi Mary ci fa notare la variante italiana e la variante inglese. Eccola qua, eh? Spettacolare, molto spettacolare. Andiamo avanti con il quarto posto. Al quarto posto abbiamo qui un altro video, ora ve lo lancio. Allora, vi ricordate che anche su Sky TG24, diciamo che questa campagna vaccinale fa un po', cioè non riescono a dirla, e anche su Rai 1 è successa la stessa cosa, vediamo. D'efficace alla vaccinazione anti-Covid definita un dovere. D'efficace alla vaccinazione anti-Covid definita. C'è niente da fare, ormai abbiamo questa vaccinazione tutto in testa e facciamo tutti la vaccinazione. Siamo al secondo collega, un abbraccio ovviamente ai colleghi di Rai 1. Andiamo avanti, andiamo al terzo posto, primi tre posti ragazzi. Allora, presto ci sarà Sanremo, si è parlato tanto di Sanremo, questa è la notizia assurda, a mio avviso, che la Repubblica ha diramato. Allora, l'idea della quarantena in nave degli spettatori per preservare il pubblico del Festival di Sanremo, sarebbe questo l'escamotage che è stato, diciamo, pensato per mantenere il pubblico rispettando le normative, cioè praticamente il pubblico, che sarà poi presente all'Ariston, per 20 giorni rimarrà dentro una nave. A Genova, a Savona, non lo so, parcheggiata lì e poi introdurli nell'Aris. Una notizia pazzesca, ragazzi. Cioè, io non vorrei. Giuseppe, ma tu che magari andrai a Sanremo, ti fai 20 giorni in crociera prima, eh? Se ci vuoi andare, devi andare prima lì. Eh? Sì, in effetti noi partiamo già il 22. Lascio qua tutto a te, quindi te la vedi tutta. Cioè, chi vuole partecipare al Festival di Sanremo come pubblico deve farsi 20 giorni di crociera, obbligatoria, eh? Obbligatoria. Federico ci dice: manteniamo tutto il pubblico a meno 80 come il vaccino, no? Così li scongeliamo poi quando devono sedersi. E Stefano ci fa notare: Orietta Berti aveva previsto tutti, finché la barca va, lasciala andare. Andiamo noi invece al secondo posto.
Al secondo posto c'è un'altra notizia incredibile, la proposta di carta bellotta. Uscite scaglionate per ordine alfabetico. Voi vi immaginate, no? Tutti che ci confrontiamo magari su un mega gruppo WhatsApp dove tutti dicono: no, io sono con la A, magari esco oggi. Ma c'è chi, vediamo i commenti, c'è chi magari nella famiglia Zuzzini, come dice Giambattista, tra il 13 e il 15 agosto festeggerà il Natale, giustamente la famiglia Zuzzini. Invece Mustang ci dice: a me pare una scoglionata, poi vedete voi, assolutamente. E andiamo, ragazzi, al primo posto. Al primo posto, allora, prima di far partire il filmato, non l'abbiamo fatto apposta, ma qui abbiamo, se mi si avvicini un po', no, non lo anticipiamo, e non lo anticipiamo. Allora, noi, però il sindaco, vi do solo questo indizio, è qui. C'è stata, diciamo, una riunione di un consiglio comunale di Corigliano Rossano, e durante, insomma, questo consiglio si è verificato questo. Ascoltiamo. Se l'elenco... E vengo io, Elena, vengo io, che chiudo qua che mi sono rotto i coglioni. Benissimo. Era il 30 dicembre, diciamo che un po' tutti ci eravamo rotti le scatole del 2020. La consigliera l'ha detto un po' nella nostra conferenza, e non potevamo non metterla al primo posto, cari ragazzi, perché su Zoom quest'anno ne abbiamo viste di tutti i colori, ed è arrivata fresca fresca proprio alla fine dell'anno. Caro Giuseppe, questa grazie, era Damiano. La top 10 anche oggi, anche oggi. Ogni volta con questa top 10, bravo, complimenti, ce l'abbiamo qui. Ora vogliamo sapere. Ti ho appena raggiunto in studio, ne parleremo dopo con lui perché abbiamo un blocco interamente dedicato a lui nella seconda parte. Quindi intanto gli do il benvenuto al sindaco e dopo interagiremo con lui anche su questa vicenda. Aggiornamenti che riguardano i social e poi... ritorniamo in studio. Prego, Vincenza. Allora, guarda, Giuseppe, abbiamo veramente tanti tanti messaggi che iniziano ad arrivare, e fra questi Damiano ti fanno i complimenti. Grazie, grazie Vincenza. Ti rinnovo anche io i complimenti perché questa top 10 è davvero interessante. E poi Giuseppe, correggimi se sbaglio, oggi è una data particolarmente importante. Io so che ricorre il compleanno, l'undicesimo per l'esattezza, della banda Giacomo Puccini, quindi io ci tengo da parte di tutta Tennellode a fare gli auguri al capobanda Giovanni Russo, a tutto il direttivo, quindi anche ai genitori dei ragazzi, alla bellissima cittadina ionica di Crosia. E vorrei, se la regia mi dà l'ok, so che abbiamo in collegamento Luigi Caruso, vicepresidente dell'Ambima Calabria. Vediamo un attimino se vediamo, la regia... possibile? Pronto? Qua. Sì, Luigi. Sì, salve, buongiorno. Ehi là, che sorpresa Luigi, ciao, come va? Buongiorno, tutto bene, grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, niente, bella, volevo bella questa cosa auguri. Che è arrivata la notizia dai social per gli auguri alla banda Gipuccini. Grazie, ringrazio Vincenza per questa bellissima sorpresa, fra l'altro. Grazie a te Luigi che ti sei collegato, non so come hanno fatto a rintracciarti. Beh, noi come Ambima teniamo i nostri associati e quindi ci tenevamo a fare gli auguri alla banda Puccini di Mirto. Grazie. Bene, colgo anche l'occasione per fare un augurio a tutte le bande che in questo periodo stanno attraversando un periodo delicato, triste, non riusciamo a suonare, non riusciamo a portare la nostra armonia nei vari vicoli, nelle varie piazze, quindi auguro che presto tutte le bande possano tornare a portare allegria alla nostra nazione e a tutto il mondo. Bene. Grazie Luigi per questo tuo pensiero. Noi fra l'altro qui abbiamo anche il sindaco della cittadina di Corigliano Rossano, la città unica, altro che cittadina, la grande città di Corigliano Rossano. Sindaco, è stato brutto quest'anno senza eventi, senza musica, nemmeno le bande, perché voi comunque lì a Rossano fate un sacco di eventi anche con il teatro, con la musica in generale, quindi completamente tutto fermo. Oh, buonasera e grazie anche dell'invito. Sì, molto brutto, peraltro ricordo lo scorso Natale, quello del 2019, le bande avevano creato anche una bellissima atmosfera all'interno dei centri storici,
Sì, un po' tutto molto triste, molto difficile da questo punto di vista. Penso che sia difficile anche per loro, per gli artisti in generale, quelli della band e tutti quanti. È un po' un mondo fermo che speriamo riparta al più breve tempo possibile, sia per loro che per coloro che li ascoltano, perché certo, ne abbiamo bisogno. Hanno bisogno le città, le comunità, le singole persone. Certo. Allora, so che abbiamo... Non abbiamo finito, Giuseppe. Io prego. Ho un'altra sorpresa in realtà, perché... avviso anche la regia di prepararsi, perché noi abbiamo parlato prima, oggi volevamo fare una puntata veramente ricca di sorprese. Non dirmi che hai chiamato anche il capo banda. Io veramente ho un saluto, anche meglio un bellissimo videomessaggio da parte proprio del presidente della banda, Antonello Barbarossa. Antonello Barbarossa, no, il presidente regia, onorario, dici? Il presidente onorario, eh sì, sennò che sorpresa era, Giuseppe. Dai. Quindi, no, a questo punto chiamatemi anche il capo banda, perché dopo certo, voglio sentire cosa... Vediamo un po' se arriva... il videomessaggio. Buonasera dal vostro presidente onorario della banda Puccini di Mirto Crosia. Mi riconoscete? Sono felice stasera di poter fare gli auguri. Io sono con voi, cari ragazzi della banda, perché è un momento particolare. Non potete suonare in presenza, perché essendo strumenti a fiato non potete portare la mascherina. Io per solidarietà con voi, come vedete, non suono neanche io. Devo dirvi tutta la verità, mai e poi mai farei un concerto in presenza mettendo la mascherina, perché per uno strumentista è qualcosa di veramente terribile. Noi lo sappiamo la fatica, il sudore, l'emozione che si prova. Ma i musicisti sono pazienti, non a caso sono sempre stati protagonisti anche nel libro che, pensate, l'autore è Dio in prima persona, che è la Bibbia, e ci sono sempre i musicisti. Allora noi sappiamo perfettamente che cos'è il tempo che passa. Bisogna avere pazienza, anche perché non vi vorrei dire, in Calabria, guardate qua, insomma... non è il coronavirus, ancora non è superato, non è vinto, in attesa di tutti i vaccini che poi dovrete fare tutti quanti, ragazzi, e anche gli adulti, voglio dire. Quindi bisogna stare a distanza. C'è una bella didattica online che si può fare, perché la musica deve essere un rilassamento per voi, anche per gli impegni scolastici. Che cosa vi devo dire nel frattempo che posso fare per voi? La vedete, Pier Cardena, la penna Pier Cardena, la dedico. Con questo voglio disegnare il vaccino per il cuore, sì, per il vostro cuore, che sarà una rinascita. Senza spirito non si può suonare, e sono convinta che il bene lo ritroveremo e saremo di nuovo in presenza, se adesso abbiamo la capacità di rimanere a casa. Non vi voglio tediare più di tanto. Auguri ancora anche al direttore Giuseppe Greco, a tutti quanti voi, a tutta la zona ionica, che sia il 2021 un anno di bella rinascita. A presto, adesso fa freddo e stiamo tutti quanti a casa. Ciao! Straordinario. Vedi che bello questo videomessaggio. Ti avevo promesso tante sorprese, ne ho un'ultima. Sì, anche... lei veramente fa paura, come tu l'altro, va a infiltrarsi in tutte le cose. Non è da scaletta, lo diciamo. No, è la verità, perché abbiamo, tu l'hai nominato prima, Giuseppe, abbiamo anche il presidente, e addirittura il capo banda. Dicevo. Certo, assolutamente. Giovanni Russo dovrebbe essere tra l'altro in collegamento con noi, e do un'anticipazione, perché Damiano mi anticipa, ma io lo anticipo ancora per una volta. Abbiamo già delle domande per Russo, quindi insomma vediamo un attimo se le abbiamo in linea. Sì, salve. Ciao Giovanni. Buon pomeriggio. Hanno coinvolto anche a te in questa cosa, sì. La nostra Vincenza è tremenda. Ciao Giovanni, benvenuto e soprattutto salve, buon anno. Salve,
Altrettanto. Allora, io vado subito a bomba perché i nostri video e social ascoltatori ci stanno veramente messaggiando tantissimo dopo che hanno saputo che saresti stato in collegamento con noi. Allora, la prima domanda è questa. 11 anni di banda, quindi quante emozioni hai vissuto e quali sono le piazze, che saranno state sicuramente tantissime, che però ricordi con maggiore enfasi? Raccontaci un po'. Allora, innanzitutto volevo fare gli auguri alla mia banda, alla mia seconda famiglia. Allora, 11 anni sono stati 11 anni di emozioni, emozioni forti, di esperienze, di crescita sia personale, ma crescita anche di un ambiente che ha fatto emozionare e crescere tantissime persone. Alcuni momenti importanti, l'anno scorso il decennale, qualcosa di favoloso, è stato un concerto strepitoso, che ho fatto proprio il 3 gennaio, è successo grandioso e penso che ci siano tanti ricordi e momenti che in 11 anni si vivono, ma sono talmente tanti e talmente belli che a volte, come ora, non saprei proprio quale nominare, ma diciamo che allora, mi viene in mente. Giovanni, su quanto mi stai raccontando, io ti pongo la seconda domanda perché mi hai dato l'assist. In realtà manca l'esecuzione in presenza, a te come penso a tutti i musicisti e non solo. Quindi che cosa ti aspetti, ti chiedono, in questo 2021? Ma sicuramente di ritornare a suonare per un pubblico, per le persone che vogliono vedere suonare dei ragazzi, un gruppo di persone che fa emozionare. Quindi sì, manca tanto suonare dal vivo, emozionarsi con il pubblico. Quindi spero che per questo 2021 riusciremo a ritornare nelle piazze, sui palchi, nei teatri e più gente. E ho un'ultima domanda, guarda, è arrivata proprio in questo momento. Se in due parole ci racconti quello che è il tuo rapporto con la banda, e ci chiedono, raccontaci un aneddoto a te caro. Allora, per me la banda è qualcosa che io sono nato nella banda, si può dire. Quindi per me la banda è davvero una seconda famiglia. È un'emozione anche parlarne, perché è qualcosa che ti entra dentro, che difficilmente va via e, come dire, si rimane per sempre bandisti, secondo me. Quindi in qualsiasi cosa che si va a fare, anche ad approcciarsi con altre persone, la cultura, l'insegnamento che ti lascia la banda è grandioso. Quindi per me la banda è questo, una parte della mia vita che non potrà mai andare via. Un aneddoto, allora, ce ne sono tanti, nel senso, quando, ora non mi viene in mente, però ricordo molto volentieri quando ancora potevamo andare a suonare, nelle pause, quando eravamo in trasferta, lo spostamento da un paese all'altro, quando finiva la mattina, dovevamo mangiare, tutti i momenti che... Quindi un po' il backstage, se ho capito bene, esatto, no? Anche tutto quello che c'è dietro, lo conoscono dietro, bene tutti. E che c'è prima poi di un evento. Certo, certo. Vincenza, visto che abbiamo Luigi, poi so che c'è il sindaco che mi sta dicendo qualcosa e vediamo un attimo di cosa si tratta perché non ho capito bene. Visto che abbiamo Luigi però in collegamento, lui è il presidente e il vicepresidente dell'Ambima Calabria, volevo chiedere a lui proprio, ecco, cosa ne pensa della banda e come se può fare anche lui un appello, cioè come si sta muovendo proprio l'associazione nazionale. Ebbene, la banda, come ha detto Giovanni prima, è una famiglia. Tutti i giovani e meno giovani che entrano in banda comunque entrano in delle famiglie, quindi è importante portare avanti questa idea, perché la banda serve a tenere lontani i giovani da distrazioni, diffondere la cultura musicale, ma la cultura in generale. Come Ambima noi stiamo portando più che altro il discorso a creare una struttura organizzativa all'interno delle bande, cioè fare quella distinzione che si deve avere in un'associazione, cioè una parte tecnica interamente dedicata e fatta fare ai maestri, che studiano
quindi devono fare questa, e una parte più burocratica a persone che anche se non musica, ma sono più state ad affrontare dei discorsi diciamo di gestione, più gestionale della banca e dell'associazione in generale. Questo è quello che sta facendo l'Ambim, portando avanti un'idea che la banca che io rappresento, gli amici della di San Donato, sono stati tra i precursori di questa idea. L'Ambim l'ha sposata in pieno e la stiamo portando avanti con grande piacere. In Calabria abbiamo raggiunto oltre 1000 tesserati, oltre 25 base. Stiamo crescendo e vogliamo continuare a portare avanti la musica, cioè prima, allegria e spensieratezza nei nostri paesi. Grazie Luigi, io poi spero che vi avremo nuovamente prossimamente, ecco, in puntata, magari ne parleremo bene di questo. Vincenza, salutiamo i nostri ospiti perché sennò diventa impossibile. Sì. Io vi ringrazio di questa sorpresa e facciamo gli auguri anche da parte di Tenelode a tutti quanti, alla musica in generale, alla banda, a tutti i ragazzi, escluso nessuno. Un'ultima sorpresa che ti faccio veramente con il cuore, che faccio a voi tutti. Noi chiudiamo nel più bel modo possibile ricordando lo straordinario ingegnere Rizzo che ha speso non solo in termini proprio di parole ma anche di fatti tante cose veramente belle nei confronti appunto della banda. E due secondi voglio leggere davvero un messaggio che la famiglia Rizzo rimanda, dove racconta proprio: la famiglia ringrazia per il ricordo del loro amato Franco e nonostante il bruttissimo momento che stiamo vivendo saluta tutti con tanto affetto. Grazie. Che bello, lo ringraziamo anche noi l'ingegnere. Magari riprendiamo subito dopo la pubblicità perché mi fanno segno che c'è la pubblicità, quindi a tra poco. Ringraziamo ancora i nostri ospiti via Skype, quelli che ci hanno sostenuto con noi, grazie per questa dedica Vincenza anche alla banda musicale. Speriamo presto di rivederli suonare come i vecchi tempi. Daremo spazio a questi vari argomenti perché poi parlerò anche con D'Amico di questo, il terzo settore è stato un po' intaccato da questo punto di vista, ma ne parleremo in un'apposita trasmissione. Oggi, come dicevo, abbiamo tanti ospiti, tanti gli argomenti e ritorniamo insieme al nostro sindaco della città di Corigliano, Rossano. Ecco, sindaco, che cosa... Sindaco, probabilmente, ecco, forse il mio audio era... non si è sentito? Ecco, si è sentito, è arrivato comunque l'audio, vediamo, arriva il mio microfono, prova, questo è il bello della diretta, io farei un applauso ai nostri tecnici che lavorano in tempi eccezionali, lavorano proprio... tutto a posto col mio audio, tutto tranquillo? Benissimo, ok. Bene, dicevamo, sindaco, intanto buon anno, ben ritornato nel nostro studio. Ecco, come è andata? Facciamo intanto prima un resoconto di come abbiamo chiuso l'anno. Ma abbiamo chiuso con l'apprensione, no? Con la voglia comunque di respirare lo spirito natalizio, quello che ci eravamo detti anche in trasmissione e del resto. Però comunque un'apprensione che resta, il contagio in Calabria, a Corigliano Rossano e la provincia di Cosenza non si è fermato, non ha aspettato, diciamo, che noi passassimo questo periodo indenni, tant'è che negli ultimi giorni abbiamo un certo numero di casi, però quando è questo periodo, quando ci sono i primi giorni dell'anno, c'è sempre uno spirito di rinascita, no? Di ripartenza, e questo è lo spirito che dobbiamo avere tutti, che dobbiamo avere ogni cittadino, chi è ministra, tutto il territorio. C'è assolutamente bisogno di questo spirito, per cui credo che bisogna avere ottimismo da questo punto di vista. Abbiamo visto tutti quanti la questione del vaccino, peraltro molti operatori dello SPOC, proprio del reparto Covid dello SPOC, hanno ricevuto fra i primi il vaccino nella provincia di Cosenza. Ci sono dei segnali incoraggianti da questo punto di vista. Dobbiamo assolutamente pensare che questo 2021 riusciamo a chiudere questa triste vicenda del Covid che ha penalizzato qualsiasi tipo di percorso. Potrebbe essere quindi una vera e propria sfida da affrontare in questo 2021, anche il discorso del vaccini sì, vaccini no. Ma come si fa a parlare di vaccini sì, vaccini no? Voglio dire, stamattina leggevo un bel pezzo rispetto ad alcuni operatori del 118 che sono quelli più esposti, che sono quelli che hanno poi subito più contagi, che parlavano proprio di questa cosa. Ma come si fa a parlare di vaccino? Loro hanno passato alcuni periodi difficili. Qualcuno di loro ha rischiato la vita e continua a rischiare la vita e siamo qui a parlare del vaccino.
Il vaccino è una cosa che va fatta per far ripartire l'umanità, c'è poco da fare. Penso che sia una discussione un po' come quelle che ci piace fare negli ultimi anni, un po' ci piace mettere in discussione tutto. È chiaro che bisogna, come dire, non possiamo non avere fiducia nelle istituzioni che sono deputate al controllo di determinati farmaci. Non penso che ci sia qualcuno che si possa assumere la responsabilità di iniettare nel corpo di milioni e milioni di cittadini delle sostanze nocive. Penso che sarebbe un crimine enorme, e io non posso pensare, non posso immaginare che siamo in questo stato di cose. Il vaccino è una cosa sacrosanta che va fatta, che serve a tutti quanti, che serve per difendere se stessi e serve anche per difendere soprattutto chi ci sta intorno, perché in questo c'è anche stato molto spesso un po' d'egoismo, no? Da questo punto di vista io spesso nei miei messaggi ho scritto: guardate che dovete stare attenti, non tanto per voi, perché scegliete per voi stessi, ma quanto per coloro che vi stanno attorno, per i vostri cari, per gli anziani che andate a trovare e che magari siete andati a trovare a Natale. Stessa cosa vale sul vaccino. Sindaco, lei ha presieduto il comitato della provinciale per la sanità. Cioè, ma veramente siamo messi così male? Sì, assolutamente sì. Siamo messi così male a prescindere dal Covid, nel senso che abbiamo un rapporto di carenza di personale nell'ordine delle centinaia di persone, cioè negli ospedali mancano centinaia di persone rispetto alla pianta organica, rispetto al fabbisogno, concorsi che le aziende sanitarie provinciali fanno grandissima difficoltà a bandire per una serie di ragioni. In questi giorni, guardate, io non ho mai preso né le difese né ho attaccato con pregiudizio coloro che hanno rivestito il ruolo di commissario. In questi giorni sta parlando di un altro commissario per le aziende sanitarie provinciali, e nel diritto e nelle prerogative del nuovo commissario Gallo, nominato dal governo dopo la famosa, triste e famigerata vicenda Cotticelli. Però io sono sindaco da un anno e mezzo, sono presidente della conferenza dei sindaci da un anno, sarebbe il settimo apice dell'azienda sanitaria con cui relazionarmi. Capite bene che è un po' difficile parlare di sanità con un'istituzione a cui cambiano il capo una volta ogni 3 mesi, perché non c'è programmazione. Sindaco, possiamo aprire le linee, la messaggistica, perché la nostra è una trasmissione sì, in diretta, certo, come lei sa, certo. Quindi possiamo dare il nostro numero di telefono e vedere se ci sono già dei messaggi in linea. Poi Giuseppe, ne gli opinionisti, non so se Damiano voleva dire qualcosa. Diamo priorità magari agli amici da casa. Social room. Abbiamo già un messaggio, sindaco, per lei. Le fanno i complimenti per come ha gestito l'emergenza coronavirus a Corigliano Rossano, però un cittadino gli dice, o meglio le chiede: sindaco, quella dell'emergenza Covid è un'emergenza che lei ha gestito sicuramente molto bene, ma esiste un altro tipo di emergenza, quella idrica, e qui ci sentiamo un attimino abbandonati. Possiamo contare su di lei? Hanno ragione, i cittadini hanno ragione, non che sono stati abbandonati, ma che c'è una difficoltà enorme a Corigliano Rossano. Abbiamo una rete, un sistema fragile, basta che una chiave d'arresto non si apre bene e abbiamo intere zone senza acqua. Abbiamo di fatto una carenza idrica, anche lì è come la carenza di personale delle aziende sanitarie. Cioè, ma il problema qual è? Sono tanti anni che si parla di questa carenza idrica. Guardate, cioè, vi dico un paradosso: il problema del fatto che manca l'acqua è che manca l'acqua. Sembra una cosa non strana. C'è acqua. Non è che c'è acqua. Una rottura. La rottura, cioè, il livello di acqua che noi abbiamo all'interno dei serbatoi. Intanto abbiamo due problematiche diverse nella nostra città. Da un lato abbiamo un buon sistema di serbatoi, quindi di accumulo, ma abbiamo acqua insufficiente, per cui i posti in cui si dovrebbe accumulare l'acqua, in realtà l'acqua entra ed esce dell'area di Rossano. Nell'area di Corigliano abbiamo un altro tipo di problema: mancano per lo più i serbatoi, buona parte dell'acqua è immessa direttamente in rete. In ogni caso il livello delle fonti idriche di approvvigionamento in questi anni ha continuato ad abbassarsi, nel senso che i pozzi, tanto per essere chiaro, danno sempre meno acqua, non sono stati correttamente integrati e sostituiti. In tutto questo ci sono reti fatiscenti. Noi abbiamo avviato un progetto per mettere mano alla rete a partire dai centri storici, laddove abbiamo una dispersione probabilmente del 70%, c'è tanto lavoro da fare. In tutto questo c'è una partita con la regione che abbiamo aperto, anche lì cambiare interlocutore non sarà semplice, quella di 7 milioni di euro, insomma, 7 ecco, milioni di euro fermi lì. Andiamo, Damiano. Sì, no, io voglio tornare sulla situazione Covid, eccetera, eccetera. Noi ci eravamo lasciati la scorsa puntata in cui insomma abbiamo vissuto questa seconda ondata diversamente, no? Ma le chiedo un'altra cosa.
Come giustamente lei ha detto che il deficit di personale negli ospedali comunque ha contribuito molto alla diffusione e al non saper gestire tempestivamente tante situazioni. Anche sul territorio. Anche sul territorio. Quanto invece ha inciso anche, non so se è mancanza di personale, ma mancanza di controlli. Cioè io lo dico con totale franchezza, io anche in questi giorni rossi su Corigliano Rossano, per motivi di lavoro altro sono dovuto uscire, ma non ho trovato magari quei controlli necessari, come me qualcun altro poteva girare come voleva sostanzialmente. Quindi quando incide poi il mancato controllo? Perché io vado a trovare il mio parente anziano, lo contagio, se qualcuno mi avesse fermato magari non sarei riuscito a contagiarlo. Cioè, certo. È un problema secondo me, cioè, ha notato questa cosa girando come per no? la città? L'ho notata e la motivazione è molto chiara, perché è una zona rossa farlocca. Volevo arrivare a questo. Cioè, se nella ricorda, prima onda, nel primo lockdown... Chi usciva veniva quasi inseguito, ricordiamo. Se voi ricordate, per chi ha seguito, noi ci riunivamo costantemente con le forze dell'ordine, non perché dovessimo fare delle esercitazioni militari sulla città, ma semplicemente perché volevamo coordinare i controlli fra la protezione civile, l'azienda sanitaria e le forze dell'ordine. All'inizio della seconda ondata, o meglio della fase a semaforo, no? Della fase giallo, verde, arancione, fucsia, io ho provato e ho chiamato e ho trovato nuovamente la disponibilità dell'azienda sanitaria e delle forze dell'ordine, le quali però mi hanno detto: sindaco, ma noi come facciamo a controllare il territorio se i barbieri sono aperti? Ora i barbieri se la prenderanno con me, io non voglio che chiudano i barbieri, però bisogna fare delle scelte. Se i barbieri sono aperti vuol dire che io posso andare in giro a farmi la barba. In questo momento non l'ho fatto, come è evidente, però io avrei potuto stare in giro e il giorno dopo dal parrucchiere e dopo 3 giorni da qualche altra parte. Cioè il punto è, le forze dell'ordine e gli organi deputati al controllo, tra cui anche la polizia locale, che strumenti ha avuto per controllare realmente il territorio? Poteva fare un po' di interventi laddove venivano segnalati degli assembramenti, no? Andava, disperdeva, faceva delle multe, punto e basta. Però ci sono stati momenti in cui gli assembramenti c'erano. Io le dico, è ovvio che il governo centrale non può sapere se qui dietro gli studi, nel bar di Peppino, faccio un esempio, c'è un assembramento. Tocca al comune sciogliere quell'assembramento. Ci sono trovate situazioni in piazza, non solo a Corigliano Rossano, anche a Cosenza e in altre città d'Italia. Ma noi abbiamo individuato 4-5 punti laddove gli organi di controllo andavano sempre. Nel momento in cui si è capito che andavamo in quei 4-5 punti, i ragazzi soprattutto, giustamente, si spostavano da un'altra parte e così via. Cioè abbiamo messo gli organi di controllo nelle condizioni di giocare al gatto col topo. Perché è stato differente nel primo lockdown? Perché nel primo lockdown tu potevi uscire o per andare a fare la spesa, peraltro non sempre per andare a fare la spesa, oppure per questioni di salute, o se stavi andando a lavorare dovevi dimostrare che stavi andando a lavorare. Punto, non perché ti stai andando a fare la barba. Sì, e in quel caso mi permetto di interromperle un attimo, perché penso ci sia una telefonata, mi hanno fatto sentire. Abbiamo una telefonata regia in linea? Vediamo, sentiamo un attimo, pronto? È caduta. Caduta. Cioè, un'ultima cosa, giusto per concludere, l'errore che è stato fatto quest'estate, sindaco, se passeggiavamo sul bellissimo lungomare di Corigliano e di Rossano, dove nei locali, come per i negozi, c'era l'obbligo delle massimo 10 persone o nei grandi centri commerciali, nei locali questa cosa non si è vista, quindi c'è stato un po' di libertà da parte di tutti e le pattuglie magari passavano, cioè ci sono mille testimoni su questa vicenda, e poi ci siamo lamentati della seconda ondata. Sì, cioè, io non voglio prendere, come dire, fare il difensore d'ufficio delle forze dell'ordine, però onestamente, siccome l'ho vissuta in prima, come dire, in prima persona, perché mi ci sono trovato spesso a dialogare, onestamente, a parte andare a fare su segnalazioni puntuali oppure su studi ricorrenti laddove si creavano gli assembramenti, di fatto la normativa non consentiva di dire al locale chiudi. Sindaco, mi perdoni. Perché è stata fatta una scelta politica ed economica. La faccio finire, solo per capire se abbiamo il collegamento, perché non vorrei che rimettono giù la linea, perché la linea è aperta con tutti. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì, pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo, salve, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buon pomeriggio e buon anno a tutti quanti. Salve, buon anno anche a lei. Buon anno anche a lei. Come mai ha telefonato?
No, avevo telefonato che il signore, che non ho capito come si chiamava, il signore che sta parlando di questi controlli. Io sono favorevole al signore, va. Un attimo, pregherei alla regia di alzare il volume in studio, grazie. Un attimo solo, perché non abbiamo sentito bene la sua domanda. Grazie regia. Diceva? Allora, io sono d'accordo con il signore, che non ho capito come si... Damiano? Con Damiano? Sì, signor Damiano, sono d'accordo perché non c'è stato nessun controllo su tutti i territori, dalla presa. Quindi... Una cosa che abbiamo notato tutti, sindaco, cioè una cosa che emerge... Lei da dove chiama, mi perdoni? Da Montalto. Ah, Montalto Fuoco. Beh, quindi lei dice anche a Montalto non c'è stato un controllo. Sì, nessun controllo c'è stato. Ma da nessuna parte. Ma non è una giustificazione, signori. No, cioè, non è una dobbiamo giustificarci dicendo da nessuna parte. Io le faccio un esempio, sindaco. Se passa una pattuglia e vede un locale pieno, a prescindere che è stata data la possibilità di aprire o meno, si va un attimo a controllare con i gestori, perché io mi metto anche nei panni del gestore che magari cerca di riguadagnare qualcosa dopo quello che ha passato nel primo lockdown. Esatto. Però tocca però le forze dell'ordine. Stiamo guardando il dito e non guardiamo la luna. La scelta politica è stata quella di aprire per dare respiro all'economia, per non avere troppo dissenso da parte dell'economia e quindi far finta per il mese di agosto che il Covid non ci fosse. E noi non possiamo prenderci in giro da questo punto di vista. E di questa cosa qui bisogna che qualcuno se ne assuma la responsabilità. Io non posso, non dico che la responsabilità non è mia, ma non la posso scaricare neanche con le forze dell'ordine che già quotidianamente fanno difficoltà a gestire la microcriminalità, certo, e come dire, i reati ordinari. Figuriamoci se in una condizione di estrema contraddizione, senza strumenti, questi potevano controllare. Certo. Io vi dico che hanno fatto decine di controlli, ma che sono come gocce nell'oceano. È stata fatta una scelta. È giusta, sbagliata, ma giudichiamo la scelta, non giudichiamo le forze dell'ordine. Dovevamo stare in lockdown da aprile a dicembre? Questa sarebbe stata la scelta. Si badi bene, io non la sto criticando con pregiudizio questa cosa qui, sto dicendo però che se abbiamo voluto che nell'estate si respirasse un po', se al posto di avere la zona rossa vera abbiamo avuto la zona rossa farlocca per far per vendere un caffè in più e cose varie, beh, le conseguenze ci sono. Non è che poi me la posso prendere con le forze dell'ordine, allora, con tutte le difficoltà che possono aver avuto, anche i difetti di organizzazione che ci possono essere stati assolutamente nelle città. Le forze dell'ordine le abbiamo viste però impegnate, la politica, scusami Damiano, sì, perdonami, scusami, sì, un attimo, abbiamo visto anche le forze dell'ordine impegnate, ma vi ricordate quando c'è stata l'alluvione anche in questo periodo a Crotone, hanno dovuto con mascherine e quant'altro dare una mano anche a quella povera gente, quindi le forze dell'ordine, per carità, non stiamo lì a non sto dire, criticando le forze dell'ordine, perché anche le forze dell'ordine vanno dati dei compiti. Perché dico, perché la responsabilità della classe politica? Perché c'è stato tanti politici nazionali, diciamo così, per non citarne qualcuno, quest'estate facevano i porci comodi e poi a settembre-ottobre si lamentavano che era tutto aperto. Quindi mettiamoci anche d'accordo che poi alla fine non è governo centrale, no, opposizione, cioè è grazie, tutta la Damiano, classe perdonami politica. Perdonami un attimo, perché abbiamo tante, vedo la social room anche agitata. È piena, la social room è piena. Vai. C'è chi, Damiano, ti fa i complimenti, ti dice stai ponendo delle domande interessanti. C'è invece però un'altra fetta di telespettatori che fanno presente che in realtà sì, probabilmente responsabilità della parte politica, ma anche responsabilità dei cittadini stessi, perché insomma quando è stato fatto il lockdown totale a Natale e a Capodanno tutti quanti ci ponevamo un attimo il problema di dire ah mannaggia, non posso festeggiarlo con mamma, non posso festeggiarlo con papà, quindi insomma cerchiamo di responsabilizzare anche noi stessi. Sindaco, potreste, qua mi chiedono, chiedere al sindaco di Corigliano Ressano se le scuole riapriranno e quando? Per quanto riguarda la competenza comunale, se non accade nulla, riapriranno fra qualche giorno. Mi sembra di capire, leggevo anche nelle ultime ore, che si sia riaperto il dibattito sulle scuole di competenza non comunale. Sembra che ci sia un documento recentissimo che sconsiglia nuovamente la riapertura delle scuole. Guarda, per quanto mi riguarda adesso riapriranno le scuole perché penso che i nostri ragazzi non possano continuare. Purtroppo la situazione epidemiologica non è cambiata, anche qui vanno fatte delle scelte, anche qui bisogna prendere una posizione. Io speravo
che, come dire, che queste zone rosse, che questi provvedimenti del governo abbassassero un po' il livello del contagio. In parte è accaduto, devo dire, negli ultimi giorni, secondo me, Natale e Capodanno penso che avranno i loro effetti negativi, però ritengo che a questo punto bisogna applicare la normativa e bisogna andare a scuola se non arrivano delle indicazioni diverse da parte del governo. D'Amico, siamo quasi in chiusura. Io non faccio domande sul mio campo, ma volevo fare una domanda inerente a un'argomentazione arrivata dai social, perché credo che il problema dell'acqua è un problema di primaria importanza. Da quello che ho capito, Rossano viaggia quasi bene, Corigliano... No. Hanno due problemi diversi e viaggiano entrambe male. Sorical, in tutto questo, vai. Che ruolo ha con l'acqua? In Corigliano Rossano visto l'apporto... i contenziosi con l'ex città di Corigliano anche. Ma guardate, i contenziosi sono per lo più di natura tecnico-finanziaria. L'apporto idrico dentro Corigliano Rossano della Sorical non è preponderante, nel senso che la maggior parte delle fonti sono in realtà comunali. C'è un altro problema, che anche le reti, che comunque sono reti importanti, c'è la fonte del Trionto che alimenta un pezzo dello scalo di Rossano, c'è un pezzo che alimenta Apollinara da parte della Sorical e c'è il grande acquedotto, l'ex acquedotto Corigliano Rossano, fu antesignano diciamo della fusione, che è quello del Fallistro, che alimenta entrambi i centri storici. Anche quelli sono fatiscenti, per cui lì la Sorical credo che dovrebbe intervenire. L'acquedotto del Trionto si rompe una volta a settimana e questo, come dire, peggiora ulteriormente la situazione critica. La Sorical in realtà da questo punto di vista non ha assolto al proprio mandato come società partecipata prima e oggi credo controllata, se non vado errato. Sì, adesso è in fase commissariale. Però comunque leggevo dai giornali e dalla stampa che il Comune ha programmato una richiesta a livello regionale anche per accedere a dei finanziamenti per poter potenziare Corigliano Rossano ha 7 milioni di euro di finanziamenti per l'ingegnerizzazione delle reti idriche fermi da 7 anni. La regione nella scorsa legislatura voleva affidarli a Sorical, poi si sono fermati per una serie di ragioni. Io ho chiesto di affidarli al comune, per fare in modo che il comune, che è il diretto interessato rispetto per esempio alla crisi idrica, possa gestirli e possa fare degli interventi. Nel frattempo noi stessi stiamo avviando i progetti per il rifacimento delle reti idriche dei centri storici e stiamo intervenendo per aumentare l'approvvigionamento idrico con fondi comunali. Perfetto. Bene. Sindaco, ci sono altri aggiornamenti da Corigliano Rossano? Ci vuole dare qualche news, qualche anticipazione? Ad esempio, lui prima ha toccato il settore, non tocco il mio settore, però voglio dire, abbiamo parlato oggi anche, grazie a questa piccola rubrica social della banda, veramente siamo tutti fermi, cioè con lo spettacolo, con gli eventi. La città di Corigliano Rossano, che ha realizzato per eccellenza sempre tanti eventi, dal jazz, la musica, il teatro, il cinema, poi è la culla dei patrimoni artistici, culla di il Codex e quant'altro, cioè, ma tutto questo stiamo pensando adesso a riprogrammarci visto l'arrivo poi della stagione, quindi l'indotto, speriamo, ecco, che il vaccino risolve una buona parte, speriamo sempre che ritornino i turisti in Calabria, ci troveremo preparati? Ma voi, ecco, pensate, aggiornamenti? Voi pensate, il rammarico mio e di tutta l'amministrazione, avevamo avviato nel nostro primo anno il Capodanno in piazza, il concerto di Natale in piazza, che era anche per evitare un po' che la gente si spostasse, certo, incidenti a Capodanno. Quest'anno abbiamo dovuto fare, come dire, abbiamo dovuto fermarci praticamente subito dopo la prima edizione e la stiamo programmando la seconda edizione per l'anno prossimo. È chiaro che stessa cosa, stiamo riavviando le programmazioni per l'estate, chiaramente, come dire, facendo come se, come dire, tra qualche mese ci troveremmo tutti quanti in condizioni positive. L'interrogativo ce l'abbiamo tutti. È chiaro che il settore che sta avendo maggiori difficoltà e, ripeto, fa male alle comunità l'assenza di questi momenti di aggregazione. Certo. Fa male alla comunità. L'altro giorno mi hanno fatto una domanda sulla questione della criminalità organizzata e della recrudescenza criminale. Guardate che il distanziamento sociale aiuta la recrudescenza criminale, perché la disaggregazione sociale non fa altro che alimentare il disagio e non fa altro che quindi favorire il fatto che alcune entità come la criminalità si incuneassero nella nostra società. L'assenza di momenti culturali, di aggregazione musicale,
sta contribuendo alla disgregazione generale sociale ed è una cosa negativa. Sindaco, grazie sindaco. Domanda? Devo fare un'ultima domanda perché altrimenti i nostri videoascoltatori veramente si arrabbiano. Ti chiedono la responsabilità, come ha detto il sindaco, e soprattutto del governo che da una parte istituisce il cashback e poi si lamenta che la gente è in giro a fare regali. Ma sindaco, io chiamo da Corigliano, abito in Contrada Muzzari, oramai non si può più passare con le auto a causa delle buche. Beh, questo è un altro problema su cui non posso certamente dire che i cittadini non hanno ragione. Noi da quando ci siamo insediati abbiamo speso 800.000 euro per il rifacimento del manto stradale. Abbiamo fatto i due conti e servono probabilmente 3 o 4 milioni di euro, perché questa è la situazione in cui purtroppo la rete viaria comunale era. Avremo bisogno di circa 3 o 4 milioni. Abbiamo approvato il nostro primo bilancio dell'amministrazione Stasi a novembre, causa Covid. Solitamente un bilancio si approva all'inizio dell'anno e non alla fine dell'anno. Adesso siamo nelle condizioni, approveremo subito il nuovo bilancio, siamo nelle condizioni di accendere un mutuo e fare un grande intervento di manutenzione della rete viaria. Sindaco, non c'è altra soluzione. Dov'è l'ambulanza comprata con le donazioni dei cittadini? All'ospedale, gira. Gira, quindi gira, ragazzi, gira. Purtroppo gira. Guardate che per riconoscerla c'è scritto donata dalla comunità di Corigliano Rossano, per cui... Grazie. Grazie sindaco per essere stato con noi e speriamo, ecco... Mi fate dire una cosa sul video? Sì, una battuta. Dai, una battuta. Quanto abbiamo? Ce la facciamo? Abbiamo 2 minuti prima di andare in pubblicità. Ma certo che ce la facciamo. Vai, allora concludiamo con questa battuta. Perché guardate, il consigliere Salimbeni è un consigliere preparato, è un consigliere, come dire, che ha tantissima passione, è dedito. E il problema è stata la sua dedizione, perché lei stava malissimo quel giorno, ma si trattava di un consiglio importante in cui si parlava di agricoltura e pesca, per cui lei era capigruppo, teoricamente avrebbe dovuto essere in presenza, ma non era nelle condizioni di stare in presenza, è stata, ovviamente si è collegata in un ambiente diverso. Quella affermazione colorita non era sicuramente rivolta al consiglio, era rivolta al suo ambiente domestico, onestamente, come dire... No, non si può montare un caso su questa cosa. Infatti, sindaco, ho fatto la battuta. No. Siamo tutti cioè, grazie Damiano, perdonami, ma dobbiamo andare in pubblicità. Ci vediamo fra pochissimo. Tennellode. Anche il mio chef che sta preparando a proposito di alimentazione, quindi io vado un attimo da lui, vado a vedere cosa sta preparando, ma nel frattempo Damiano, se ci sono domande, Antonio, se ci sono domande, o i nostri amici che ci seguono da casa, telefonate o mandate i WhatsApp, perché ancora per poco abbiamo Adele qui con noi che può rispondere alle vostre domande. Lascio con la parola di Antonio D'Amico, io nel frattempo mi sposto dal nostro chef. Allora Adele, senti, parliamo di una tecnica che solitamente viene richiesta, ricercata dalle donne, ma ci sono anche uomini che ti fanno richieste per questo tipo di terapia, di tecnica? No, diciamo che la richiesta dell'uomo è molto rara in questo caso, però ci sono su alcune patologie anche l'uomo deve affrontare ovviamente delle sedute di linfodrenaggio, quindi anche sul post intervento. Io ho avuto anche persone, pazienti che hanno affrontato, che ne so, una ginecomastia, un'addominoplastica e quindi hanno fatto il linfodrenaggio. Sì, sul post intervento è la tecnica più richiesta, quindi faccio una domanda da ignorante, cioè può essere anche una scelta o è una terapia che va affrontata solo se abbiamo subito un intervento, comunque cioè uno oggi si sveglia e dice voglio andare a provare questa cosa qui. Cioè, lo può fare? Lo può fare sicuramente. Infatti, quindi non è come per forza dicevo, legata a qualcosa? No, assolutamente. Il linfodrenaggio è per noi come se fosse un integratore, no? Che noi andiamo a prendere per darci energia, per rinforzare il nostro sistema immunitario. Le persone adesso sono portate ad andare più in farmacia a prendere l'integratore o quant'altro. Piuttosto che venire a fare un massaggio, un semplice massaggio. Chissà se quello che ha in mano Giuseppe
è adatto, no? A rinforzare il sistema immunitario. Io nello studio centrale non arrivo più perché ho trovato il mio benestare con questi piatti meravigliosi. Ma guarda, voi restate lì perché dobbiamo rispettare le distanze. Restate lì, chef, vogliamo parlare di questa meraviglia. Che cosa ci hai realizzato? Ciao Giuseppe. Bene, ho realizzato un piatto, l'ho chiamato il mare in tavola. Stupendo. Ho realizzato questo piatto con dei gamberi viola a crudo, solo conditi con del sale rosa, sì, lo devo mettere qui. Del pepe di Sichuan, che è un pepe orientale, è molto agrumato. Bene. Molto agrumato, poi un'insalatina, delle arance, un'arancia della piana di Sibani. Una clementina della piana di Sibani, quindi un piatto comunque facile da realizzare. Sì, facile, fresco. Sono in grado tutti e due di farlo. Senti già come sono. Abbiamo la ricetta. Abbiamo anche la ricetta. Vai, la ricetta, vediamo se l'abbiamo anche in grafica, perché Damiano e Antonio vogliono poi alla fine preparare subito questo piatto. Vediamo. Io sono condito con un po' di olio. Un grande cuoco. Ma dai, quindi, per favore. Allora, cari amici, per fare il mare in tavola, 5 gamberi viola media grandezza, 80 grammi di misticanza, poi l'arancia clementina spicchi pelata a vivo, olio extravergine d'olivo. Timo quanto basta, sale rosa quanto basta, sì. E questo per realizzare questo meraviglioso piatto. Io volevo fare, Giuseppe, perdonami, un plauso allo chef, il gambero viola spettacolare. Sì, il gambero viola del nostro Marionio. Difendiamo il nostro territorio e le eccellenze del nostro territorio. Anche perché tu c'hai un motto poi, che è quello del chilometro giusto. Ecco, qual è il chilometro giusto? Il chilometro giusto, perché giustamente per realizzare un piatto, noi diciamo a chilometro zero, dobbiamo avere tutto dietro al nostro ristorante, un giardino. Quindi perché non valorizzare il gambero viola, anche se lavora a 12 chilometri dal posto di lavoro? Un'arancia della piana di Sibari, che non ce l'ho il giardino, ma ce l'ho... La cipolla, un vino che non sia solo vini nostri, ma anche un vino pugliese, un vino campano, un vino siciliano. Cioè la Calabria non è solo 'Nduja, diciamo. Esatto, la Calabria diciamolo. Non è solo 'Nduja. Assolutamente. Senti, ho visto 'Nduja. Che hai già preparato il riso Sì, sto preparando. Che cosa qua, preparerai per dopo? Made in Calabria, proprio vero made in Calabria. Quindi, cari amici, io ritorno un attimo da Adele dall'altra parte, terminiamo il discorso che stavamo affrontando prima e poi ritorneremo da questa parte dallo chef, sì, perché tempo di chef prepararlo, facciamo giusto una porzione da portare via, cioè non di più, facciamo anche delivery. Due, sì. Eccoli, lì abbiamo letto per 4 persone. Adesso hanno preso un vizio, prima arrivavano, mangiavano il panino, adesso non mangiano più nemmeno il panino perché sanno che c'è lo chef che prepara queste prelibatezze nello studio di Tennellone. Grazie chef, a dopo. Grazie a voi. Dottoressa, se mi permette... La social room, prego. Esatto, allora la nostra Martina, che sta seguendo con particolare interesse questa puntata, chiede: dottoressa, io è da tanto che faccio massaggi di linfodrenaggio e ho sentito parlare del metodo Vodder e del metodo Leduc. Le due differenze, sì. Qual è ovviamente quello più consigliato? Allora, il linfodrenaggio Vodder è diciamo che è la prima tecnica che è uscita, quindi il Vodder è quello che veramente ha ideato il linfodrenaggio. Il Leduc è venuto dopo. È venuto dopo il Vodder e ovviamente ha preso qualche manovra dal Vodder e ha fatto la sua tecnica. Tanti operatori, essendo docente nazionale in questa tecnica, tantissimi operatori, fisioterapisti mi dicono: ma io faccio anche il Leduc, ma quello che riesco ad ottenere con il Leduc non riesco ad ottenerlo con il Vodder. Mi sembra strano perché ovviamente le manovre dell'infodrenaggio Vodder arrivano a 130 manovre e il Leduc ne ha qualcuna in meno e lavora ogni spazio in maniera precisa e perfetta. Abbiamo avuto risultati col Vodder veramente anche dopo 2 sedute, quindi veramente per me è l'eccellenza.
Beh, e lo rappresento a livello nazionale. Noi diciamolo che se qualcuno ci vuole contraddire, siamo qua, no? Ah, cioè, sicuramente. Quindi se qualcuno pensa il contrario, certo, noi siamo una televisione, certo, dobbiamo dare sempre spazio anche all'altra parte. Sicuramente. Bene, Adele, da quanti anni fai questo lavoro e principalmente qual è il primo ingrediente giusto, ecco, per rimanere a tema anche di qui, il primo ingrediente giusto per farlo bene questo tipo di lavoro? La passione, ci vuole passione. L'arte del massaggio è come tutte le professioni, no? Se viene fatta con passione viene bene, ci vuole tanto amore, veramente, tanto amore, perché quando hai qualcuno da trattare lo devi veramente vedere come se stessi trattando te stesso, quindi lo devi trattare bene. Bene, e a questo noi ci aggiungiamo anche una coccola di buona musica con il nostro Alex Perciabosco e poi guardate cosa bolle in pentola, guardate cosa sta succedendo da quella parte, quindi devo ritornare subito dall'altra parte, fra pochissimo. Prego Alex. Raccontami di te, di quello che tu fai, dei sogni che non sogni più, da tanto tempo ormai. Raccontami di te, di tutti i tuoi pensieri, dai lunghi giorni vuoti che da sola passerai. Raccontami di te, anche se questa nostra storia ormai è finita, anche se un altro sta cambiando la tua vita e fra di noi solo un ricordo resterà. Ma adesso che sei qui, ripensa a quel che è stato, rivivi il tuo passato e poi raccontami di te. Anche se questa nostra storia ormai è finita, anche se un altro sta cambiando la tua vita e fra di noi solo un ricordo resterà. Ma adesso che sei qui, ripensa a quel che è stato, rivivi il tuo passato e poi raccontami di te. Raccontami di te. Raccontami di te.
grazie. Grande il nostro Alex. So che ci sono anche domande dalla social room, fatemi vedere se possiamo andare in pubblicità oppure no. Ancora no, abbiamo del tempo, quindi prego. Allora Giuseppe, per la dottoressa abbiamo due domande, dottoressa gliele leggo insieme così può andare tranquillamente a rispondere ad entrambe. Quanti litri d'acqua bisogna bere al giorno? Le tisane bisogna prenderle senza l'aggiunta di zucchero? E poi, buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo sapere se la dottoressa è un'operatrice del massaggio, un medico o una fisioterapista e che percorso di studi ha fatto per praticare questa importante ed accurata tecnica. Allora, io sono un operatore dell'infodrenaggio Vodder, specializzato nell'infodrenaggio Vodder. Ho fatto un'accademia dove mi sono specializzata e ho studiato questa tecnica. Quindi sì. Diciamo è una tecnica collaudata e c'è una certificazione. Bene. Sì. L'acqua. Ovviamente il nostro fabbisogno giornaliero è di 2 litri al giorno di acqua. E le tisane vanno prese rigorosamente senza zucchero. Bere qualsiasi tipo di acqua. Lo zucchero ovviamente non è più di una. Bene, ritorno dal nostro chef fra pochissimo. Intanto Adele, qualche altro consiglio prezioso per i nostri amici che ci seguono da casa? Un altro consiglio prezioso, allora, fare tanto sport sicuramente, una buona alimentazione e il massaggio. Ovviamente di praticare questo trattamento perché veramente porta beneficio al nostro corpo. Dottoressa, io gliene faccio un'ultima, questa gliela faccio io, le dico la verità. Ma i carboidrati che io adoro... Che fine dobbiamo far fare ai carboidrati? Devi cestinare i carboidrati. Vanno cestinati. Ovviamente una quantità inferiore. Bene. A settimana? Un piatto di pasta? Ovviamente a settimana? Io non sono una nutrizionista, quindi questo magari è da chiedere alla figura giusta. Ecco, questo magari io mi astengo da questo, va bene? Beh, grazie. Bravissima. Da me parlate solo con l'infodrenaggio, va bene? Veniamo dopo da lei. Bene, Damiano, tu hai bisogno di qualcosa? No, ho già chiesto delle cose, delle curiosità ed è una cosa veramente nuova perché non conoscevo, quindi è stato bello averla qui in studio oggi. Non so se Antonio vuole aggiungere altro. Io visto che ho già dato. No, siamo in chiusura, quindi ricordiamo i numeri di telefono da chiamare per la nostra redazione per entrare in diretta con noi: 345 92 11 221 e 0984 84 17 20. Siamo in pubblicità, siamo già per chiudere, quindi Adele, grazie per essere stata con noi e ti aspettiamo per un prossimo appuntamento magari qui a Tennellode. Grazie a tutti, rimanete con noi perché c'è ancora la seconda parte. Che profumi che arrivano da questa parte, caro chef, fammi sentire un attimo. Il meraviglioso riso di Sibari, Sì, ci presenti questo piatto, chef? Sì. Ciao a tutti di nuovo, questo è un riso, preparando un risotto, come parlavo prima, è un made in Calabria, è un riso della piana di Sibari allo zafferano con una zafferano. Ecco, mi parlano dello zafferano. Sai che lo zafferano ultimamente viene coltivato, no, anche nelle nostre zone. Appunto, sì. Prima Giuseppe ti dicevo, cioè, la Calabria non è solo Onduia, abbiamo davvero tantissima roba e neanche le famose solo clementine del Corto di Muccino, ogni tanto abbiamo dallo stocco, dalle nocciole, dall'Anduia, come ripetevo prima. Diciamo quali sono i prodotti tipici, proprio fai questo richiamo alla terra. Ecco. Gli agrumi. Gli agrumi, esatto. Mandarino, la clementina, la Poi vedo che ti sei fatta una bella coreografia, hai messo anche un po' di tartufo. La patata silana. Anche la pasta, perché abbiamo vari produttori nel Però oggi perché ci hai presentato questo piatto? Come mai hai deciso proprio, ti faccio una sorpresa, porto un piatto... particolare. Perché io valorizzo molto i prodotti della mia terra, quindi Benissimo, ma perché proprio qui? Perché il risotto?
Perché è un alimento che piace, cioè io amo il riso. Mantenersi quindi... anche leggeri, le guarda, che tu sei un furbetto. Dopo quello che hai sentito, cioè, oh, perché aveva preparato anche i paccheri, lui. Non ci aspetta. No, ma i paccheri sono giusto per... Sì, sì, giusto per coreografia. Ma io con la dottoressa vedevo lo chef che un po' l'ho si... L'ho visto, che a un certo guardava, punto il cappello si stava rigirando. Dice, ma che si... Ho visto... No, poi è calato quindi, il risotto. Il risotto, no, sì. No, no. Poi viene... Alla fine, al posto del cioè, il gambero l'ho fatto diversamente, l'ho fatto a tartare, come vedi. Dai. Che andrà su, quindi è un caldo freddo. Quanti minuti abbiamo di cottura? Una ventina. Ah, quindi ti devo lasciare ancora cuocere. Ancora qua. Cuocere, e sì, allora sì. Senti, io resto nel mio con brodo, te. Nel mio riso. Ti lascio, no, cuociamo qua in questo brodo insieme, perché lascio invece la postazione di comando ad Antonio, perché so che è già in compagnia di un nostro graditissimo ospite. Un libro da ten e lode, a cura di Antonio D'Amico, che seguirà il nostro ospite Francesco Lappano in questa intervista. Funambolo per natura, poeta per vocazione. Nella sua carriera artistica tante le collaborazioni, dal Grand Hotel Chiambretti ad Aggiungi un posto a tavola, La febbre del sabato sera e non ultimo Pinocchio di Bennato. Quindi sono sicuro che Antonio ci saprà far riscoprire anche questo famosissimo libro. Prego Antonio. Allora, eccoci qua come tutte le domeniche nell'angolo cultura, l'angolo dei libri, e sono contentissimo, felicissimo di aprire il 2021 insieme ad un mio carissimo amico e presentare il suo libro, un libro bellissimo, Il bilico tra illusioni e certezze. È un piacere per me essere qui in compagnia di amici speciali, appunto iniziare l'anno insieme. Bravo, bene Francesco. Allora, come diceva Giuseppe nella presentazione artistica, grande performer, ballerino, grandi produzioni italiane, Aggiungi, l'ultima, non l'ultima, il Pinocchio Reload di Bennato, però scopriamo anche che dentro il lato artistico di danzatore c'è anche una vena poetica. Come nasce questo libro? Da quali emozioni tue forti nasce questo testo così bello, così romantico sotto certi punti di vista? Io ho sempre visto diciamo la poesia in ogni aspetto della vita, quindi per quanto mi riguarda appunto un attore in scena o un danzatore esprimono appunto una poesia che sia performativa, ovvero appunto una poesia in scena. Da lì il mio percorso appunto è sempre stato legato all'arte, alla danza e al teatro. È venuta appunto un'altra esigenza, quella di riuscire a creare, a ricreare attraverso dei versi o delle istantanee appunto legate a delle parole, la stessa magia o lo stesso equilibrio perfetto, mi piace definire appunto un'istantanea, quell'armonia appunto che provo quando sono in scena oppure quando danzo, recito, canto. Appunto la figura del performer ha questa grazia perché riesce un po' ad abbracciare tutte le arti. E poi appunto per suggellare il tutto mi è piaciuto ritornare alla poesia, che è stato appunto il mio primo grande amore. Guarda, c'è una frase che mi ha colpito, una parola soprattutto, la parola amore. L'amore abbraccia tutto senza puntare il dito. Questo è il verso, diciamo, che un po' ha contraddistinto il libro. Parliamo tanto, si parla tanto di amore sotto tantissimi punti di vista, e penso che quest'anno l'amore sia stato messo davvero a dura prova. Questo verso mi rappresenta tanto. L'amore abbraccia tutto senza puntare il dito. Con il passare del tempo si è leggermente evoluto. E io d'oggi, visto che questo libro appunto è del 2013, quindi c'è una maturazione appunto che è conseguita da ciò, mi piace più dire l'amore abbraccia tutto ciò che riconosce, quindi ciò che riconosce essere suo simile senza puntare il dito. Siamo troppo spesso legati noi come società nel cercare sempre di scandagliare, di andare all'origine delle cose, di analizzare e cercare appunto la ragione in qualcosa che possa essere nel dettaglio, appunto additando, oppure cercando appunto di dare un nome, un colore definitivo alle cose. E per quanto mi riguarda, ma soprattutto credo che sia la legge dell'amore in sé per sé, l'amore non ama catalogare, appunto ghettizzare, dare nome, colore.
l'amore risiede principalmente appunto nelle sfumature ed è lì che può essere appunto esaltato. So che questo libro ha ricevuto un premio speciale. Scusate, no, vi fermate a cena? Sì, magari, sì, io magari. Adesso. Ragazzi, io secondo me un po' esagerato col risotto. Si ferma l'autore? Guarda, diciamo che la cucina e la poesia, un'altra poesia per eccellenza. Perfetto, aggiungi un posto a tavola. Ecco. Che c'è un amico. Giusto. Che c'è un amico in più. Dicevamo, ha ricevuto un bel riconoscimento, il premio Calabria Lucania. C'è stata una bella menzione appunto per il premio di letteratura della Calabria e Lucania, in modo particolare a questa figura che sono, ricollegandomi al discorso tu di prima, dei mendicanti d'amore. Quindi che cosa viene a creare questa società? Noi siamo la società del famoso on-off, quindi del contatto e non più delle relazioni. Essendoci appunto una situazione che è così facile per noi dietro un cellulare, chiudere, aprire una conversazione, fingersi online, rimanere, ecco che si viene a creare la società dei contatti, ma la società dei contatti che non è in grado appunto di assumersi delle responsabilità genera i mendicanti d'amore. Perché non tutti sono in grado di giocare a questo gioco così frenetico e veloce di queste relazioni on-off. Quanto ti manca, Francesca, il ballare, l'essere su un palcoscenico? In questo momento storico di fermo, la poesia, hai coperto la tua parte artistica continuando a scrivere oppure... hai utilizzato i vari canali mediali, multimediali che ormai sono diventati virali per portare avanti la tua attività? Guarda, come hai detto tu, l'inizio è stato proprio quello. Il primo lockdown è stato ok, ho del tempo appunto da dedicare a tornare un po' a scrivere, alla scrittura e dedicarmi appunto con tutta calma. Però man mano che appunto sono passati diversi mesi, la mancanza appunto di performare, quindi del palcoscenico e del rapporto diretto col pubblico è diventato quasi, non vorrei dire la parola, però in alcuni momenti anche devastante, perché diventa proprio, è qualcosa che fa parte di te. E allora, per quanto mi riguarda, ci sono state diverse anche esibizioni, anche che tu vai a dare per il tuo pubblico, per non smettere mai appunto di perdere quel rapporto, che è un rapporto privilegiato ed intimo. E la riflessione principale che mi sono fatto è qual è il ruolo dell'artista, oltre appunto a quello di essere su un palcoscenico per il pubblico. Noi come aiutiamo il nostro pubblico? Ovviamente facendolo ridere, appunto regalandogli delle diverse emozioni che possono essere emozioni piacevoli oppure emozioni anche legate a qualcosa di forte nella propria vita. Ma c'è anche una componente leggermente pedagogica, nel senso che un artista dall'altra parte può anche esserti vicino. E io non nego che invece ultimamente molto spesso organizzo delle lezioni basiche, ad esempio tipo di avviamento alla danza, oppure semplicemente di danza in casa, giusto non con la presunzione di insegnare, la presunzione di regalare alle persone un momento appunto di pace, ma anche semplicemente di un momento di piacere, anche se rinchiusi in casa. Di ritrovare un po', no, quello che fate. Sì, fine. Appunto un po'. Perché, quella allora, vedere Francesco, che è una gioia per gli occhi, vederlo danzare quando fa tutti i suoi spettacoli, perché l'ho lui pagato, vive di questo. Cioè lui è veramente l'artista, quando mi è capitato, quando l'ho conosciuto, di vederlo in scena, che mi ha veramente trasmesso tanto. Perché parte veramente dal suo cuore. Quindi ti faccio questa domanda: visto che tu vivi così l'arte, la tua arte e i tuoi spettacoli, la nascita di un libro, cioè la voglia di scrivere, è capitato in un periodo in cui magari eri mentalmente, non voglio usare questo termine, però dove magari si era un po' smarrita la tua voglia di danza, o non c'entra nulla con la tua vena artistica? Cioè sono due percorsi completamente diversi. Questo è interessante, perché per quanto riguarda appunto la mia vita, il libro, ma anche ad esempio la chiamata a Milano per la febbre del sabato sera, sono arrivati sempre in un momento di una rottura profonda della mia vita, quando c'è stata appunto una rottura di un rapporto lavorativo, oppure semplicemente la chiusura appunto di un'altra tipologia di percorso di vita. Il bilico è nato appunto dopo una chiusura di un rapporto di lavorativo che era durato appunto 10 anni. E lì a un certo punto ti ritrovi a dover dire ok, che cosa puoi fare? Cosa fai?
La fortuna, dico, l'artista davvero subisce una gestazione. A me piace questo fatto, diventa un parto. A un certo punto tu devi creare. E quindi in un modo o nell'altro ascolti, cerchi di capire, ok, dove devo andare a parare in questo momento. E da lì la via te la suggerisce un po' il tuo cuore e tutto quello che ti... la vita pure ti porta a fare quello che poi dovevi fare. Certo. Damiano, no, cioè, ragazzi, scusate, vi devo interrompere perché cioè, quando tu hai detto a Francesco la danza, l'arte della... cioè, lo chef è partito lui a danzare. Le danze con era l'altro Francesco, visto diversi capito? Volteggi. Lui mi è partito lui. Alex, quando lui ha parlato di voglio vederti danzare, no? Lui è partito, voglio vederti danzare, stava ballando. No? Alex, scusa Alex, abbiamo un pezzo musicale un attimo, giusto per spezzare un attimo. Ti faccio vedere, mentre lui cucina come balla. Vai. Uno qualsiasi, Alex, vai. Porta casuno con stemma rete. Guardatelo, straordinario. Una cupporiella caviziere zata. Passi scampagnanna per curera. Come un guapo per fa guarda. Grazie Alex, grazie. Bravissimo, bravissimo. Devo fare l'armonia, l'armonia, no, Francesco Lappano, l'armonia che poi ci vuole, soprattutto in questo periodo, no? Quella che nasce l'armonia interiore, cioè quell'armonia che senti dentro, no? Per fare tutto quello che desideri fare nel migliore dei modi. Ecco, lo chef con armonia, con sincerità e con divertimento ci sta preparando questo, ecco, questo piatto, questo, no? Capolavoro. E con umiltà soprattutto. Umiltà. Con umiltà. Lasciami prendere la parola, Giuseppe, mi collego a quanto stai dicendo tu. Francesco è l'emblema dell'allegria, della simpatia. Grazie. Sprizza felicità nel gestire i suoi ragazzi, nel danzare, nelle sue coreografie, e lo si evince anche nel libro edito dalla Pellegrini Editori. Sì. Dove possiamo trovarlo? Si trova sia in libreria, ma anche appunto online è possibile ordinare tutto ciò. Ringrazio appunto per i complimenti sia a Damiano Antonio, è ovvio che tipo c'è lo zampino sotto, però ci sta. Tranquillo, è la verità, perché comunque quando le cose si fanno con passione e veramente esce fuori l'anima dell'artista, tutto diventa sublime. Come il risotto del nostro chef. Che io voglio provare. No, mi dispiace. Non hai portato un libro per noi? Certo. Allora puoi provare il nostro risotto tranquillammente. Allora, è fondamentale. No, ti immagini, siamo qua da non libro, non riso. Non libro, non riso. Chef. No, ci sono. Ho fatto il bravo. Dicevi, è fondamentale. Fondamentale il passaggio, appunto, riallacciandomi alla tua domanda di prima, qual è il posto della poesia oggi? Perché questo appunto è il ritorno. Ritorniamo, ribadisco che appunto nel bilico ci sono sia poesie ma anche racconti brevi. Noi siamo tempestati da parole, informazioni dalla mattina alla sera, ovunque. E questo appunto è qualcosa che ti porta a domandarti e a dirti dov'è, qual è il posto della poesia. Però mi sono reso conto che c'è ciascuno di noi in un determinato momento della giornata, che può essere la mattina, il pomeriggio, oppure un momento in cui vuole rimanere completamente solo, che va a cercare appunto quei versi, quelle parole che gli possono consentire di riflettere e anche fare percorrere un proprio viaggio personale con la propria mente. Questo è stato il motivo che mi ha portato appunto a creare questa pagina Instagram. Qua c'è il lato social, dall'altra Antonio, parte c'è il lato social che mi ha subito visto. Qui c'è il lato social che sta un po' impazzendo, a dire il vero. Evviva! Ti fanno tanti complimenti per quello che è stato in primis il tuo percorso artistico come ballerino e grazie. Anche io mi ricordo di te, non so se tu ti ricordi. Sì, ricordo. Come fanno a ricordarti di Lappano? Io mi trovo in famiglia, ragazzi. È uno che rimane, lascio quando il lo incontri una volta te lo ricordi per sempre. E c'è un messaggio che mi ha colpito tra i tanti che sono arrivati e che ti voglio leggere. È molto breve. Hai parlato dell'amore, hai citato anche la parola, no, funambula. Tu ti senti un po' un funambulo. Sì. E a questa nostra telespettatrice è venuto in mente il libro Neve di Maxine Femel e chiede: per me l'amore è questo, accettiamo ciò che crediamo di meritare. In questa frase quanto ti ci ritrovi, Francesco? Guarda, accettiamo
ciò che crediamo di ciò meritare. Che crediamo di meritare. Nel mio personale punto di vista vedo un limite, nel senso che appunto sia il verbo accettare che meritare mettono appunto l'altra persona in una condizione di leggera, non dico inferiorità, però semplicemente di una condizione di inferiorità nei confronti dell'altra persona. Mi permetto, nel senso che ho appena pubblicato un post dove uno si domanda sempre: ma l'amore che cos'è? Ma l'amore che cos'è? E dopo tutti i versi e dopo tutte le cose, e ribadisco, non posso avere la presunzione minima di poter dire io, perché non sono nessuno, cos'è l'amore. A me piace da morire, però, definire l'amore come un lungo viaggio chiamato incontro. Se non manca, se non viene mai, appunto, non deve venire mai la dimensione dell'incontrare l'altra persona, perché l'incontro, appunto, è quella dimensione che ti porta a vedere l'altra persona per quello che è. Senza nessuna inferiorità. Allora, guarda, se mi permetti, non ti piace da morire, ti piace da vivere. Ah, concordo in pieno, grazie invece, questo mi piace da morire, grazie. Grazie Francesco per la tua presenza qua in studio, per aver esternato al pubblico in televisione le tue emozioni, le tue passioni, i tuoi piaceri, la tua grande voglia di vivere. Oggi c'è bisogno di vivere, di riprendere a vivere, di riprendere la vita in mano, quindi riprendiamocela con le nostre passioni, con il nostro amore, con la lettura. È importante leggere, è importante la lettura, perché se non si ha quel minimo di conoscenza, poi nella vita diventiamo il nulla. Quindi leggere è importantissimo, continuiamo a leggere. Noi saremo qui ogni domenica a presentare i nostri artisti calabresi in primis e il mondo italiano della letteratura. Antonio, ritorno Giuseppe da te. A te la parola. Ritorno subito perché il riso è quasi pronto, ma prima di tutto questo dovete ancora aspettare, perché abbiamo la bellissima Esther Guerra che ci regala un momento musicale, e il risotto invece ce lo gusteremo dopo la pubblicità, perché chiudiamo questo blocco proprio con Esther Guerra. Dentro gli occhi che mi porto addosso e delle lacrime, poi non posso dire che poi mi rimane il ricordo. Mi direi che tutto è falso, che mi invento tutto quanto per orgoglio, ma ricordo bene il male che mi hai fatto e non dimenticherò, io non dimenticherò. Tu dici sempre che non soffri chi dimentica, che la paura è solo un gioco e non retorica. Come si fa a dimenticare chi ti ha fatto male? Ti dico adesso che è più forte chi dimentica, e la paura, tu lo sai, non si dimentica. Ho tatuato sulla pelle il male che mi hai fatto, e vattene via dalla mia testa, che c'è una vita migliore che mi aspetta. Che la notte sento addosso, e le mie lacrime no, non cadranno mai più per uno stronzo che io non voglio più. Tu dici sempre che non soffri chi dimentica, che la paura è solo un gioco e non retorica. Come si fa a dimenticare chi ti ha fatto male? Ti dico adesso che è più forte chi dimentica, e la paura, tu lo sai, non si dimentica. Ho tatuato sulla pelle il male che mi hai fatto, e vattene via dalla mia testa, che c'è una vita migliore che mi aspetta. Una vita che ama e che detesta, un uomo che poi non mi rispetta. Da solo imparato a respirare, non ho più mani legate da slacciare. Adesso io non ho più paura di un piccolo uomo, è più forte. Per davvero basta poco, che buon amore non è solo violenza,
Credo che possiamo andare in pubblicità, quindi ci vediamo fra pochissimo, ancora no, perché vogliono già vedere, lo sapevo io. Francesco, lo sapevo. Grazie Francesca, Esther Guerra, scusami, complimenti. Chef, l'hanno fatto apposta, cioè, prima del TG Flash, che dove devi andare? Aspetta che dobbiamo vedere il piatto, siamo, perché amore, hanno siamo. Paura che... Vai, spadigliamo. Bene. Ricordiamo, abbiamo utilizzato il riso di Sibari, della piana di Sibari, zafferano, mantecato con un burro acido, perfetto, e poi sopra mettiamo una knel di gambero a tartar, benissimo, condito con olio, sale e pepe di Sichuan. Goduria, chef. Questo. Goduria. Guardate il tocco magico. Goduria. Ti ricordi, Giuseppe, che lo chef che abbiamo avuto, ricordatemi il nome, ora Francesco. Tutti salutiamo, ciao Francesco. Tutti Francesco. Massaggiava il suino, invece lui lo picchia. Lo gli dà proprio. Io gli do le pacche. Giuseppe, comunque meno male che io non sono là, Beh. Era già finito, ragazzi, qua vi state perdendo una prelibatezza. Guardate il tocco finale, tutti Francesco. Antonio, guardate pioggia. La pioggia del tartufo, no, vabbè. Spettacolare, guardate. Abbiamo una telefonata in linea, mi dicono. Abbiamo una telefonata per il nostro chef. Senti, vediamo se è già pronta. Vediamo se è collegata già con noi. Pronto? Allora, senta, volevo sapere dal chef. Pronto? Non abbiamo l'audio in studio. Pronto? Sì. Pronto, ti sento. Sì, chi parla? Allora, volevo sapere sì, per quanto riguarda il risotto, sì, se invece del gambero si usa il tonno. Anche, sì. Chef, e poi rispondere lo chef, aspetta, vai chef. Anche. No, non lo sento perché mi si è sbloccata la televisione, ecco perché. vabbè, dobbiamo risolvere il problema. Allora, allora lei intanto da dove ci chiama? Pronto? Da Montalto. Siamo seguiti. Salutiamo gli amici di Montalto. Straordinario, ci seguono tantissimo, allora, da Montalto. Facciamo anche un complimento a Vincenza della trasmissione, che è bravissima. Vincenza, è lei che interagisce con i social e ci permette di avere tante telefonate durante la nostra trasmissione. Allora, qual era l'altra domanda? Come si chiama il signor? Aspetti, come si chiama? Come si chiama lei? Dario. Nel allora, risotto, se sì, posso mettere il tonno, no, il gambero. Allora, il gambero abbiamo detto allora, che può essere sostituito. Sì, sì, può essere sostituito, però in base a che risotto il signore fa. E a che chilometro si trova, perché massimo a 12 chilometri. No, da Montalto lo vedo anche un po' in complicato. Il riso che fa, perché questo è un riso equilibrato tra lo zafferano e il dolce del gambero. Il tonno è un po' più forte, più, cioè preferivo più servirlo normale, cioè come una tartare normale, servito con addirittura una julienne di cipolla, del cappero e del pomodorino fresco. Dario, con le julienne come te la cavi? La julienne di cipolla c'è dalle tue parti? Bontà pura. Sì, come no. Ah, perfetto. Senti, altre domande, Dario? No, va bene così, ti volevo solo... Cioè, dire al chef perché mi piace il tonno e non il gambero. Grazie Dario, grazie, chiama quando vuoi. Vincenza, che bravissima. Un saluto anche a te. Siamo in pubblicità. E questo è il piatto preparato dal nostro chef. Queste sono le prelibatezze anche culinarie di Tennellode. A tra poco. Tac. Passo, pensare se vale, ti ricorderai di sentire dentro cosa vuoi. Puzzi di miele da ricordare, risalire, e come marinai nel mare, non sentirne confine, non sentirne confine. Promettimi che farà entrare il sole, che asciuga le ossa e scalda bene il cuore, anche quando vivresti solo di notte o di guai. Promettimi di non mentirti mai, non prendere in giro pensando che puoi, non vantarti a caso e non sentirti migliore mai.
così che mi piace pensare. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane, cambia tutto ma quello resta sempre uguale. Credo che sia questo amore, credo che sia questo amare. Grazie Veronica, grazie, molto brava anche lei, speriamo di rivederli presto sui grandi palcoscenici live, tutti questi giovani artisti anche della Voce Produzione. Bene, momento interattivo, momento dinamico, ma soprattutto, come mi ha scritto lui nella descrizione, voglio il blocco veloce, perché noi dei social amiamo la velocità e abbiamo con noi ospite nella nostra puntata Angelo Nico Maiolini, imprenditore digitale. Buonasera. E soprattutto della Digital E-commerce. Buonasera. Buonasera, ben arrivato, ci fa grazie. Veramente tanto piacere che ha accettato, ecco, il nostro invito, perché oggi quanto è cambiato il mondo del business, no Damiano, del grazie all'e-commerce. In generale tantissimo, specie ecco. Dopo quest'ultima pandemia. Il mondo è cambiato, già c'era la crisi, io sono convinto del fattore che il modello economico comunque si è spostato dal modo tradizionale al modo digitale, ok? Quindi tutti agli acquisti su internet? Online, sì, tutto effettivamente. Online. Proprio l'altro giorno sono uscite anche le stime degli uomini più ricchi del mondo e non a caso comunque hanno e-commerce. Quindi parliamo di Jeff Bezos, proprietario di Amazon, uomo più ricco del mondo e non a caso un e-commerce. Jack Ma, uomo più ricco della Cina e non a caso un e-commerce. Quindi tu, posso darti del tuo? Sì, come no. Quindi tu ci stai dicendo che ormai un po' tutti, anche quelli come me che non amano tanto la tecnologia, devono esatto. cominciare a imparare, perché sarà il futuro, ormai è il futuro e lo sarà sì. sempre sì, meglio. Sì. È attuale e lo sarà ancora di più in futuro. Proprio in funzione che la persona oggi si evolve e cambia anche il modello e il modo di interagire. E oggi interagisce sempre di più con i social, ok? Banalmente chiamati social, ma che in realtà sono degli strumenti davvero potentissimi ai fini di business, perché intrattengono la persona, catturano l'attenzione della persona, e se dietro c'è un marketer o comunque chi sa utilizzare questi tipi di strumenti riesce a far convertire quella persona. Quindi ti ricordi... benefici e costi, e poi ti lascio con sì. gli opinionisti. Allora, benefici e costi rispetto all'economia tradizionale, diciamo che l'economia digitale è detta friction free. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per aprire un'attività nell'offline una volta ci volevano 20, 30, 40 mila euro, prendere un locale, comunque allestirlo, fare le modifiche, avviarlo, aveva dei costi. Invece avviarlo online, oggi puoi avviare un'attività digitale anche con 1.000-2.000 euro. Quindi capisci che il costo si è abbassato di tanto, per questo è considerato un'economia friction free. Aumentano i ricavi zero. E diminuiscono. Poi per quanto riguarda il fattore ricavo, è un'economia senza barriere. In che senso? Che io da casa, qui in Calabria, o a Londra, o a Milano, o a Roma, continuo a fare quella che è la mia attività. E potenzialmente continuare a vendere quelli che sono prodotti un po' nel mondo. Quindi io in questo momento magari sto vendendo in America, in Brasile, o mentre sono qui in studio. Quindi capisci che è senza confini, perché non richiede proprio quello che è la persona fisica.
per far sì che ci sia quella che è una transazione. Ok, è proprio l'ottimizzazione, no? Anche banalmente oggi pagare con la carta è più veloce di andare lì a trovare il contante e darlo. Quello che ti volevo chiedere, il 2020 ha digitalizzato un po' il mondo, ma dal banale, prima abbiamo visto ad esempio le videoconferenze su piattaforme, Zoom è stato un anno fantastico, penso, nel 2020, quindi non tutti possono vedere. Quindi ti chiedo, l'e-commerce possono giovarci soprattutto le piccole aziende? Sì. Mi spiego, perché magari uno che vende prodotti tipici calabresi, abbiamo parlato tanto della Calabria prima, e magari... Perdonami Damiano, scusami, sì, perché dalla regia mi dicono che sennò poi cade la linea, abbiamo una persona in collegamento probabilmente, scusami, purtroppo... Sì, dobbiamo dare priorità agli amici a casa. Prego, vediamo chi abbiamo al telefono. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Non si sente. Signora, può abbassare l'audio della TV gentilmente, altrimenti non la sentiamo in studio. Ci ascolti solo dal telefono. Pronto? Vabbè, rivediamo dopo il collegamento, scusami. No, chiudo semplicemente, dico magari oggi un piccolo commerciante che ha prodotti tipici ha la possibilità di venderli in tutto il mondo. Io ho amici che da quando hanno l'e-commerce hanno fatturato molto di più di quando fatturavi prima. Cioè è più facile vendere fuori che arriva il turista qui e ti compra il prodotto, giusto? Sì, allora diciamo che proprio come dicevo prima, proprio per il fattore è che è un mondo senza confini, ok? Quindi potenzialmente è un negozio aperto H24, quindi capisci che non è il ragazzo, la persona che comunque viene in negozio per acquistare il prodotto, ma è una persona che da ovunque e in qualunque momento può entrare nel tuo negozio e valutare se effettivamente comprare o meno. Il fattore di aiutare le PMI, soprattutto locali, sì, è sicuramente un grandissimo vantaggio. Io stesso ho diversi clienti che sono piccole e medie imprese locali calabresi, che comunque tramite la digitalizzazione e poi nella parte successiva di creazione di quello che è un vero e proprio canale di vendita online, comunque hanno modificato poi nel tempo proprio il modello d'azienda. Oggi le aziende che si sono digitalizzate, con me in passato, 2-3 anni fa, e stanno facendo investimenti per essere ancora più digitalizzate. Ovviamente ci sono altri tipi di costi da sostenere, però una volta che si capisce quello che è il potenziale, perché avere un'attività fisica ferma, per esempio Corigliano Rossano, 70.000 abitanti, tu capisci che è un bacino di utenza di 70.000 abitanti. Invece se tu lo vai a fare sul web, hai potenzialmente 2,5 miliardi di potenziali clienti. Esatto. Capisci che fermiamoci un attimo, Angelo, ti prego, perché probabilmente abbiamo ripristinato il collegamento. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Sì? Pronto. Oh. Buonasera, buon pomeriggio. Sono in diretta da Madrid, quindi in diretta internazionale. Da Madrid? Da Madrid. Hola Madrid. Da Madrid. Hola Madrid. Ciao. Chi abbiamo il piacere di parlare? Sono Luca Mula, mi presento. Luca. Lo conosco, sì, come no, sì. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Angelo Nico Maiolini a Londra. Ciao Luca. Ciao. Ciao Angelo. Perché ci chiami? Vi chiamo perché ho visto personalmente questo ragazzo rivoluzionare il business model di un'azienda che ormai stava cadendo, e non solo di una. Grazie Luca. Mi ha portato la conoscenza di Angelo e mi ha cambiato la vita, la filosofia del mio pensiero. Bella, che bella testimonianza. Immagino che lui sui social l'avrà mandato link ha postato qualcosa. Ho postato che praticamente era in diretta ed era in ritardissimo. Ho sentito che lui era in ritardo per una diretta TV, allora mi sono informato dove sarebbe stato. Grazie, fantastica questa cosa. Luca, grazie per averci chiamato, Luca. Grazie. Di Madrid, lo ha incontrato a Londra e ha chiamato qui a Rennes. Fantastico. Cioè, ma vi rendete conto del giro che fa? Ragazzi, esatto, ma è la tecnologia, è fantastico, è un mondo di alta tecnologia. No, scusate, volevo dire nell'ode. Infatti che tecnologia, no, sto scherzando. Abbiamo unito qua un po' tutte queste persone. Abbiamo fatto il giro del mondo in un secondo, il giro d'Europa. Cioè, siamo partiti dalle clementine di Corigliano. Siamo partiti con a Cipolla di Tropea, al chilometro giusto. Giusto, cioè finire a Madrid è incredibile. È inaspettato. Io volevo fare una domanda. Sì.
po' più dettagliata. Per quanto riguarda la vendita e la presentazione online dei vari prodotti e delle aziende, sì. Solitamente, secondo la prassi, entrando in un negozio bisogna approntare il layout, quindi il layout grafico in rete, come viene approntato, come viene allora realizzato, e poi se sei sempre tu, scusami se ti do del tu, a seguire l'azienda nel suo processo di vendita online. Allora, non sono io in prima persona, questo si chiama user experience o customer experience e ci vuole un esperto di web design, quindi ci avvaliamo di collaboratori che sono esperti e mirati per migliorare quella che è la user experience. È giusto quello che dici tu. Infatti le grandi aziende, soprattutto quelle tradizionali, per combattere il nemico dell'online, hanno spostato il proprio business core, non nella vendita diretta, ma nel creare quella che è un'esperienza d'acquisto in negozio. Vedi i grandi franchising come Victoria's Secret, vedi i profumi usati nei negozi, i colori, la musica. Angelo, quindi perdonami. Siccome poi abbiamo una domanda dai social, sì, e poi dobbiamo chiudere perché sì, siamo quasi proprio alla fine. Sì, sentiamo prima la domanda dei social. Vai. Allora Antonio, ti chiedono che ovviamente, come tu hai già fatto presente, il lockdown altro non ha fatto che probabilmente spianare la strada all'omnicanalità. Ora, la domanda che ti pongono è questa. Ci sono alcuni nostri telespettatori che, spulciando anche su Amazon, come tu prima hai citato, si sono ritrovati a leggere "diventa Amazon influencer". Sì. Quanto ha a che fare questa figura con quello di cui tu ti occupi? È un qualcosa che viaggia... Tutto viaggia intorno all'e-commerce, perché l'e-commerce porta la conversione porta il denaro, quindi queste sono tutte figure che viaggiano in parallelo alla figura centrica dell'e-commerce. Nella promozione, no? Nella promozione, quello che esatto. Gioca, secondo me, il fattore di Amazon Influencer è un programma che è avviato Amazon perché ha visto quella che è la tendenza dei TikTok influencer, di Instagram influencer, perché tramite queste figure, queste persone pubbliche, ok, persone famose grazie ai social, si viene a creare un rapporto diverso rispetto consumatore brand, influencer e consumatore, perché il consumatore vede l'influencer più vicino a lui, quindi accetta di buon occhio proprio il consiglio dell'influencer rispetto che è la pubblicità di un brand. Quindi il brand non investe più sulla pubblicità diretta, ma investe sull'influencer. Con questo tipo di meccanismo aumentano le vendite, diminuisce il costo pubblicitario e siamo tutti felici. Angelo, quindi per chiudere, perché siamo in chiusura, sì, agevoliamo però i produttori locali, la gente sì, locale, e magari la invitiamo però a migliorare i propri strumenti di vendita. Esatto, quello che voglio dire agli imprenditori locali è che innanzitutto devono crederci. Cioè, se non ci credono, in Calabria, fra poco chiuderanno tutti. Specie se noi in se Calabria, il mercato sarà quello solo. No? Sì, gli investimenti non sono enormi come una volta, e specie noi in Calabria che vantiamo prodotti di vera eccellenza enogastronomica, e io stesso ho un brand di export per l'enogastronomia, e cioè mi sento proprio di dire che noi abbiamo dei prodotti veramente eccellenti in Calabria, e che l'imprenditore non deve essere un commerciante, ma deve essere un imprenditore. E quindi deve investire nel proprio prodotto, credere nel proprio prodotto e iniziare a promuoverlo con canali alternativi, perché il bacino d'utenza qua è ristretto, però nel mondo sanno realmente apprezzare quello che è un reale prodotto d'eccellenza. Bene, Angelo, tornerai a ritrovarci? Spero di sì, se mi inviterete. Questo argomento è molto interessante, quindi ne parleremo nella prossima puntata di Tennellode. Grazie per averci seguito, ma soprattutto grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto oggi nella nostra puntata, sia via Skype che in presenza. Appuntamento alla domenica prossima. Grazie a tutti. Grazie. Buona domenica. Buon anno ancora.